Ok, intanto buongiorno, come state? Avete scritto? Cioè pensato, no, scritto dobbiamo scrivere oggi, pensato, neanche troppo. Allora, cominciate a pensare velocemente. Raccolto qualche foto? Beh, sì, beh, se no vanno scannerizzate, vabbè, è chiaro, il processo è più lungo, quindi nel nostro caso foto digitali sarebbe meglio, ovviamente. Allora, vi aggiorno sulla scaletta. Pensavo stamattina di finire con l'ultimo di quelle attività pratiche che avevo in mente di fare ieri, ma poi alle 5:30 non mi sembrava il caso di andare oltre, vi eravate ben spremuti, quindi finiamo con l'ultimo giochino. Poi vi volevo far vedere un po' di materiali, di manuali e documenti che possono esservi utili se decidete di intraprendere un'attività del genere. Dopodiché lui, scusa il nome Andrea, lui va via a mezzogiorno e mezza. Allora, siccome però è stato bravo, ha fatto i compiti, lui ha già preparato il suo storyboard e ha anche già preparato le fotografie. Quindi lo usiamo come cavia, verso mezzogiorno lo mettiamo qua col computer e ci fa vedere come ha pensato di impostare la sua storia, quali foto ha scelto, come ha pensato di legarle insieme e così ci racconta anche, ci legge anche la sua storia e a quel punto voi saprete perfettamente poi che cosa vi tocca fare nel pomeriggio. Dopodiché io mi vorrei ritagliare uno spazio, sempre se per voi va bene, per discutere di eventuali attività che abbiate già concretamente in mente, se vi va. Altrimenti procediamo con la scrittura della storia, se no a un certo punto ci fermiamo, tanto è più che altro un esempio, diciamo, un'esercitazione pratica che però non arriverà a un prodotto finito, quindi ci possiamo fermare quando lo riteniamo opportuno e ci ritagliamo un po' di spazio per parlare di attività vostre, se volete, come volete. Insomma, io ve l'ho detto ieri, sono a disposizione per questo, quindi senza problemi. La mia voce è sempre quella che è, quindi voi abbiate pazienza. Qualche altro problema fisico si è aggiunto nottetempo, quindi sono un po' un catorcio, ma diciamo sono qui e combatto con voi. Quindi cominciamo col nostro ultimo esercizio pratico. Allora, ieri ne abbiamo fatti tre essenzialmente. Uno vi chiedeva di scavare nelle vostre esperienze personali. Se vi ricordate, il primo aveva più a che fare con le vostre appunto esperienze, memorie, ricordi. Il secondo era un po' più basato sulla fantasia, anche se non è mancato chi è riuscito poi a incastrare storie personali anche in quell'elenco di parole messe a caso e senza senso. Il terzo riguardava la vostra capacità di essere sintetici e devo dire che siete stati bravissimi, complici anche i cerini che non bruciavano, ma insomma siamo riusciti. E nonostante diciamo un quasi incidente avvenuto, ma insomma alla fine ce la siamo cavata. Allora, questo di stamattina è di nuovo un esercizio sulla capacità di sintesi, ma mentre quella di ieri era basata su un limite di tempo che voi avevate, che era il tempo che ci metteva il cerino a bruciare, oggi è basata su un limite di parole che vi do. Quindi si tratta di raccontare una decisione importante che avete preso nella vostra vita con massimo 50 parole, non una di più. Quindi tentate. Quanto vi do? Un quarto d'ora ce la fate? Se non ce la fate facciamo 20 minuti. Intanto cominciamo con un quarto d'ora. Una decisione di qualsiasi tipo, eh? Meglio se reale, a questo punto, visto che cominciamo a parlare di storie personali, meglio se sono cose reali. Se poi proprio non ne avete, inventate, come fece mio figlio alle medie, tema dal titolo "Parla di un tuo problema", e lui scrisse: "Io non ho problemi", punto, e consegnò il tema. Diciamo che uno a quel punto deve fare uno sforzo di fantasia, quindi in questo caso anche, se non avete preso mai decisioni importanti, inventatevene una. Sì, poi finì con l'insegnante e gli disse: "Domani prendi 4 se non mi porti il tema". Allora lui tornò a casa e scrisse: "Io fino a stamattina non avevo nessun problema, adesso ne ho uno". E quindi vabbè, niente, sta... Assolutamente, vero? No, io l'ho trovato geniale, però non gliel'ho potuto dire, gli ho dovuto dire scrivi il tema, ovviamente. Che volete fare?
Va bene, quindi insomma, realtà o fantasia che sia, un quarto d'ora, 50 parole. Poi, siccome siamo pochissimi, ognuno di voi avrà l'onore di raccontare. Spengo, eh. Ad oggi la decisione più importante che ho preso è stata la scelta della mia carriera universitaria, che naturalmente ha condizionato di molto il mio futuro. Ho scelto di studiare archeologia contro il parere di molti, amici e parenti, perché è sempre stata la mia passione. Allora, ho deciso di lasciare tutto. Rivolgere lo sguardo indietro sembra inutile, se non per recuperare frammenti sparsi. Il traffico, i negozi affollati nel sabato pomeriggio, i locali strabordanti di drink. Ho ritrovato nuovi colori nei pomeriggi assolati e immediate sfumature nella sera. Sono andata via, strada ce n'è da fare. 50, preciso. 50 anche io. Avevo mille dubbi. Basteranno i soldi? La domanda più insistente, angosciante. Una lunga conversazione con un'amica mi diede l'ultima spinta. Tu vuoi andare? Chiese. Sì. Allora vai, disse. Se non rischi ora, quando? Così l'ho fatto. Compilo il modulo, spedisco la domanda, parto. E con un po' di fortuna eccomi qua. Importante è stato il 15 maggio 2006, una calda giornata di primavera in palestra con degli amici. Senti parlare per la prima volta dei bollenti spiriti. Io, ma che sono? Guarda, sono dei finanziamenti Unione Europea per pasta e post laurea. Va bene, tentiamo. Scrambiamo la scadenza nell'immediato, lo diria a pochi giorni. E nella notte tra il 18 e il 19 maggio impazzì e scrissi il progetto direttamente in bella. E lo spedì il giorno dopo in regione. Ebbene amici cari, il 26 agosto 2006 ho vinto la borsa di studio e ho fatto la mia prima bellissima esperienza fuori a Teramo. Ah, no, scusami. Lasciare Roma, gli amici, il lavoro, la casa, l'amore, migrare a sud senza nessuno, ricominciare da zero. Mi ha aiutato il mio corpo a capire che era la cosa giusta. Soffrivo, non mi reggevo in piedi, ero satura. Un bel respiro e sono partita. Avevo cominciato entusiasta l'avventura con quella cooperativa. Per 6 anni tutto era stato stimolante ed entusiasmante. Abbiamo fatto e costruito tantissimo, in Italia e in Europa, relazioni professionali e amicizie. Poi in 2 anni tutto è cambiato. Ho mollato tutto, sono ripartito altrove. Uscita dall'università, speranzosa nel futuro, ho scelto la strada della carriera universitaria, dedicando ogni istante alla ricerca. Ho cercato e trovato tutto, giunto a conclusioni e dimostrato cose. Alla fine ho perso me stessa, ho deciso di ritrovarmi e uscire da uno stato di ibernazione creativa. Ho lasciato l'università. Bravo. Ma niente, tabula rasa, lui è preso dalla storia e ci deve raccontare e non fa più nulla. Vado. Quarto posto senza borsa, 3 anni di questa vita, un altro pezzo di carta, 800 km andata e ritorno. No.
La decisione a 30 anni di fare un'esperienza all'estero si è portata dietro il dover lasciare il lavoro, la casetta in cui avevo trovato la mia indipendenza, l'allontanarmi dalle persone a me care, lasciare il certo per l'incerto, l'abitudine per la scoperta. Ho deciso bene. Ottobre 2006, sono qui da 8 anni, università fuori e tanta voglia di vivere dentro. Qui ho passato gli anni più importanti, quelli in cui affronti tutto da sola, poi la laurea e la scelta, restare o tornare a casa. Mille dubbi, ma intanto vado, si può sempre tornare indietro. Non sono mai più tornata. Soffro di vertigini, ma ho sempre convissuto pacificamente con questa difficoltà, fino al giorno in cui, spinta dal mio fidanzato, appassionato di parapendio, ho deciso di provare l'ebbrezza del terrore puro. È stato veramente un incubo, durato un'eternità. Arrivata a terra sono svenuta e oggi continuo a soffrire di vertigini. Biglietto andato. Ah, ok, scusate. Ci credo. Un incubo vero. Cioè, pensavi che fosse. Dici, mi butto e da questo momento non avrò più paura. Perché ci sono anche parapendi, cioè se uno mi struttura quelli dovessi contare di più. Sì, però cioè, è sempre per aria 6, diciamo, sì. Biglietto andato e ritorno per l'America. Partivo per fare la ragazza alla pari presso una famiglia americana. Negli stessi giorni vinco una borsa di studio e scompare mio nonno. Crisi. In bicicletta prendo la sofferta decisione. Accetto la borsa di studio per un master a Roma. E beh. Dai. Ritornare al sud. Un bel salto. Dottorato fallito. Seconda allo scritto, 20ª all'orale. E me ne andai da quella Roma caotica, dai vicoli maleodoranti di notte e supremi di giorno, da quella Roma di Fellini, del Vaticano, del Checciana e sigaretta, da quella Roma così tanto amata. Decisioni importanti non sono mai riuscito a prendere. Lì al bar ero indeciso anche sulla birra da bere. Fortunatamente al Blue Beat entra sempre un amico che sceglie una birra anche per te. È sempre stato così, uscire o non uscire, studiare o non studiare, lavorare o non lavorare, l'ultimo corteo da fare o non fare. Cavolo. Dovevo scegliere se rimanere o partire, se lasciare per sempre la mia terra natia o affrontare quel lungo viaggio che mi avrebbe permesso di vincere le mie paure e rendere la mia vita autonoma, libera da ogni legame con la mia famiglia. Ebbene sì, ce l'ho fatta, ho avuto coraggio. Bravo, bella. Le partenze sono un motivo ricorrente, mi sembra. Quarto posto senza borsa, 3 anni di questa vita, un altro pezzo di carta, 800 km andata e ritorno, 30 ettari di indagini, 13 anni per arrivare qui e poi, nella migliore delle ipotesi, 8 ore, l'ora senza certezze. Mollo adesso, tra 5 anni, adesso, una vita vale di più e in 5 anni si ricostruisce. Brava, saggia, assolutamente, perfetto. No, tutte belle tra l'altro, le cose che avete raccontato, è anche bene. C'è un problema diffuso di università, di ricerca di lavoro, vabbè, d'altronde, come dire, siete anche lo specchio di una generazione che questi problemi li ha, per di più siete al sud, il che significa anche molta necessità di dover partire per andare magari altrove a fare esperienze, quindi mi sembra che i motivi ricorrenti siano quelli, però poi mi fa piacere che comunque vi siate anche aperti. Ripeto quello che dicevo ieri, è chiaro che per voi è più facile, nel senso che essendo comunque persone giovani ma al tempo stesso persone strutturate capite anche il valore di queste esperienze, però insomma una storia come la sua che trasudava sofferenza da ogni parola, cioè, è comunque un gesto, diciamo, di coraggio che lei fa nel raccontarla, no? A tutti quanti noi. Anche le altre avevano una buona dose
di tristezza e sofferenza, quindi cioè, comunque vi rendete conto che quando poi si comincia con questo tipo di attività diventa poi sempre più facile lasciarsi andare ed andare in profondità. E a maggior ragione non mi stancherò di ripetervelo, in questi due giorni dovete sempre tenere presente chi avete di fronte, perché poi le vostre di sofferenze, per carità, per ognuno sono sofferenze importanti ovviamente, e non sto minimizzando i problemi che avete avuto o che avete, che ognuno di noi ha, però è chiaro che se poi si lavora con gruppi di persone tipo quelli di cui parlavamo ieri, è lì il carico, no, di sofferenza, di dolore, di difficoltà è ancora maggiore, quindi bisogna andarci anche coi piedi di piombo nell'aiutarli a scavare, a raccontarsi, a parlare, però anche poi nel rispettare quello che viene fuori, insomma, quindi è un lavoro quasi terapeutico, come si diceva ieri, è abbastanza delicato. Allora io adesso direi che vi faccio vedere alcuni materiali, soprattutto due. Uno è il famoso manuale di cui vi ho parlato ieri, che abbiamo già visto, buongiorno, e un altro è un documento che è molto utile, è un altro manuale sullo storytelling, è in inglese, è scritto molto bene, è molto chiaro, molto sintetico, mentre il primo è in italiano. Io ve li faccio vedere tutte e due e non so poi come possiamo fare, io li ho copiati, li posso copiare su una pennetta oppure li posso mandare per email a voi se volete, sono un po' pesanti, sono dei PDF, non li ho stampati per tutti ovviamente perché era una marea di roba. Va bene, quindi se io mando per email a uno di voi, poi voi potete eventualmente girarli, va bene. Allora, cominciamo da questo, tanto poi questo lo... Questo sono online, però ve li mando in PDF tutti e due. Allora, questo è quello che vi dicevo, che ha questo titolo carino, Digital Storytelling Cookbook. Praticamente è un libro di ricette su come fare il digital storytelling ed è molto ben fatto perché è estremamente pragmatico e sintetico. Se diamo un'occhiata ai contenuti, aspettate, magari li proietto, tanto ce l'ho qua, vi faccio capire com'è fatto, diamogli il tempo di ripartire. Adesso dove l'avrò messo? Qui, eccolo qua. Ecco i contenuti. Lui comincia con un'introduzione che è un po' quella che abbiamo fatto anche noi ieri mattina, cioè il ruolo delle storie nella nostra vita. Ovviamente molto più sintetico, ma tanto per dare così un inquadramento teorico a questo discorso della storia della narrazione. Poi ci sono gli step del digital storytelling, quindi lo divide nelle varie fasi. Poi l'approccio alla scrittura, quindi cioè come iniziare quel procedimento di scrittura che poi ci porterà ad avere la storia, il prodotto finale. Dopodiché c'è lo storyboarding, che adesso andiamo a vedere un po' nel dettaglio, scusate, ma questo mi apre tutto sotto. Poi ci sono le varie fasi di digitalizzazione della storia, quindi unire al testo, come abbiamo detto, le fotografie, i suoni, l'immagine. C'è un'introduzione a Photoshop, che ovviamente immagino per voi sia un libro aperto, e dopodiché c'è un'ultima pagina in cui dà dei consigli molto pratici su come fare i vari la finitura finale, diciamo, del prodotto. Però è molto utile e molto chiaro, devo dire, ben fatto. L'altro è quello di cui vi ho parlato ieri, che vi ho fatto vedere anche ieri, è un po' più elaborato, è in italiano, ma è un pochino più elaborato perché, vabbè, intanto c'è una prima parte che riguarda il progetto vero e proprio e quindi quel discorso dell'allargamento dell'UE, che però diciamo in questo caso a noi importa poco. C'è la seconda parte, è legata al digital storytelling. In più rispetto a quello che abbiamo visto adesso c'è una parte relativa, eccolo qua, comincia qui, ed è scritto da questo inglese dell'Università del Galles, Steve Bellis,
anche questo è diciamo chiaro e ben fatto. Rispetto all'altro c'è in più una ricca sitografia alla fine. Aspettate che ci arrivo così. Beh, allora intanto c'è questa, non so se riuscite a leggerli, comunque c'è questa pagina finale, che anche questa è molto anglosassone come taglio, in cui dà proprio il riassunto per punti delle cose principali, no? Quindi come scrivere la storia, 180-300 parole, 10-25 immagini, durata da 1 minuto e mezzo a 2 minuti e mezzo, e qui dà qualche diciamo idea sul contenuto. Poi c'è lo schemino sugli standard tecnici. E poi c'è il discorso del copyright e del contenuto, nel caso in cui si usino ovviamente musiche prese non originali, insomma, a meno che non componiate voi musica, insomma, le fotografie, il discorso che si faceva ieri del copyright. Oltre a questo, e poi scendo, ecco, ci sono una serie di siti web, addirittura quelli chiama siti web per apprendere il DS, ma in effetti è vero, sono siti dove ci sono anche proprio le procedure guidate passo dopo passo per creare una storia digitale. Quindi avete, diciamo, l'imbarazzo della scelta se volete approfondire, vedere qualcosa di diverso. Sono quasi tutti, come vi dicevo, in lingua inglese, cioè è nato lì, è molto usato lì, e quindi ovviamente le principali fonti sono quelle. C'è la BBC, che vi dicevo fu la promotrice di questo uso del digital storytelling, che ha anche sul proprio sito tutta una serie di link a storie, documentari girati in questa maniera su questo argomento, e qui ci sono proprio i siti con le storie da vedere, e sono anche queste però tutte in lingua inglese. Ora invece, prima di passare alla storia di Andrea, vi volevo far vedere lo storyboard, ne abbiamo parlato ieri. Ipotizziamo di aver seguito in maniera fedele il nostro schemino di lavoro. Quindi noi abbiamo un obiettivo, abbiamo selezionato un gruppo di persone con cui lavorare, siamo riuscite con queste persone a fare una prima attività, che è quella di brainstorming, quindi di informarli su quelle che sono le nostre intenzioni, quali sono gli obiettivi del progetto, che cosa si vuole fare e cosa è richiesto a loro in termini, diciamo, di impegno. Poi abbiamo fatto questa parte preparatoria, che è molto variabile, come dicevamo ieri, in termini di durata e in termini di attività da realizzare. Vi ho detto, nel manuale ci sono una ventina di queste attività, tra cui le 4 che abbiamo fatto noi. Negli altri manuali ne trovate altre, poi potete anche inventarvele, nel senso che poi dipende anche molto dalle persone che avete di fronte. Sono comunque tutte attività propedeutiche alla scrittura, alla fase di scrittura, e ovviamente anche propedeutiche alla fase di analisi e ricerca dentro di sé di contenuti da esprimere attraverso la scrittura. Quindi capacità di introspezione, di riflessione, capacità di espressione scritta, con però anche una certa abilità nel fare sintesi, come abbiamo visto, è richiesta. Quindi, fatta tutta questa parte qui, i vostri discenti o comunque i vostri partecipanti al workshop, al laboratorio, all'attività, quello che sia, sono pronti per iniziare a scrivere. Allora, iniziare a scrivere, loro consigliano di farlo comunque sempre in maniera guidata, utilizzando questo strumento che è lo storyboard, che non è altro che una sorta, diciamo così, di schema sul quale cominciare a impostare la storia. Ora, anche qui quindi abbiamo un esempio, io ve lo faccio vedere perché qui è dentro il manuale, è facile da reperire, però ovviamente
queste sono anche cose un po' soggettive, ognuno poi ha il proprio modo, no, di impostare il lavoro. Comunque, in linea di massima dovrebbe trattarsi di un pezzo di carta, di un foglio, sul quale ovviamente c'è il nome della persona che scrive la storia, un titolo che di solito arriva alla fine e non all'inizio, però se invece avete già in mente il titolo, meglio. E poi, come vi accennavo ieri, si tratta di dividere in due colonne questo foglio. Da una parte cominciare a pensare alle immagini, dall'altra scrivere il testo a cui quelle immagini dovranno in qualche modo corrispondere. Ora, la storia è l'elemento principale, quindi è chiaro che le immagini sono al servizio della storia. Questo succede poi anche nella realizzazione del video vero e proprio, quando vi dicevo la traccia audio comanda, nel senso che poi una volta che avete registrato il testo della storia che avete scritto, quello non dovrebbe più cambiare, sono le immagini che si adattano al testo. Però è chiaro che le immagini le dovete pensare contestualmente al testo e alla storia che scrivete. Questo esercizio dello storyboard è utile per capire le sequenze, per cominciare a immaginarselo in sequenza. Quindi dire, ok, la prima parte sarà il racconto di quando mi sono trasferita in Germania. Che tipo di immagini posso associare a quel momento? Una, due, tre dissolvenze, vi ricordate gli esempi di ieri, la stessa immagine che si frattura, insomma quello che volete. Quindi l'importante è dividere il testo in paragrafi e far sì che ad ogni paragrafo corrispondano delle fotografie che in qualche modo traducano in immagine quello che le parole dicono. Quindi in realtà molto semplice come strumento. Io non so se Andrea ha utilizzato una cosa del genere, ma noi adesso vediamo lui che cosa avrà fatto. Dopodiché c'è un secondo modello allegato che invece non prevede la pianificazione delle fotografie insieme al testo scritto, ma semplicemente la scrittura del testo una volta finita la storia per leggerlo con in mano il microfono o vicino a qualcuno che vi registra. Quindi è un doppio passaggio: prima lo storyboard, fotografie e testo. Una volta che siete sicuri al 100% del testo, lo ritrascrivete. Vi danno anche il consiglio pratico, usare l'interlinea doppia per facilitare la lettura, cioè dipende poi se uno ci vede o non ci vede, ma insomma in linea di massima deve essere leggibile, perché questo poi è quello che serve per la fase di registrazione della traccia audio, che come vi dicevo è un passaggio delicato, perché poi la voce si incrina, non è quella che vorremmo, il tono non è quello che vorremmo, le pause, 2000, sì, dunque, allora, no? Tutte cose che invece non devono esserci, è chiaro che poi si possono tagliare dopo, però insomma se viene fuori una registrazione pulita è meglio, quindi anche su questo ci vuole un minimo di pratica. Se abbiamo tempo, come vi dicevo oggi, possiamo provare a farlo usando uno di questi smartphone moderni, questi aggeggi, e vediamo che succede, ma altrimenti mi concentrerei sul contenuto. Una volta registrata la traccia audio e scelte le fotografie, se le fotografie sono digitali, meglio, se non sono digitali vanno scannerizzate, e si comincia a lavorare con il programmino che può essere, io ieri vi dicevo Sony Vegas, lui giustamente mi suggeriva Premiere, ecco, quindi ce ne sono, immagino, una marea di altri che potreste decidere di usare. Andrea diceva, ma non basta un PowerPoint? Volendo sì, cioè il problema è qual è l'obiettivo che vuoi ottenere finale e anche chi hai di fronte, nel senso che se fai una formazione per questo tipo di attività e riesci ad insegnare anche un elemento nuovo in termini di conoscenze di nuove tecnologie, conoscenze di prodotti informatici, meglio ancora. Se hai di fronte invece un gruppo di persone per le quali è chiaramente prioritario il contenuto, penso per esempio agli anziani, e mai e poi mai comunque useranno Sony Vegas piuttosto che Premiere, allora va bene anche PowerPoint, cioè è tutto ovviamente in relazione agli obiettivi che avete. E a quel punto, usando questi programmi, si mette insieme traccia audio e fotografie e si dà spazio alla creatività nel montarli
con effetti più o meno speciali. Ci siamo, quindi la sequenza è sempre questa, è quella che vi dicevo ieri. Adesso io direi, vediamo, non vediamo. No, no, tu finisci, quando sei pronto me lo dici. Allora io questi intanto li abbasso. Un'altra cosa che voglio fare prima di dimenticarmene, che fa costui, è darvi, ecco, qui c'è il mio indirizzo di posta elettronica, sempre che, sì, ecco, si è aperto. Voi se avete bisogno di qualsiasi cosa, scrivete, sapete dove trovarmi, e questa era la cosa che volevo dirvi prima di dimenticarmene. Dopodiché, a questo punto, io direi, in attesa che Andrea sia pronto, voi intanto potreste cominciare a lavorare sulla vostra di storia, perché secondo me è meglio sfruttare le ore in cui siamo svegli per cercare di produrre qualcosa che abbia un capo e una coda. Poi magari nel pomeriggio ci divertiamo di più a fare brainstorming su come usare questo digital storytelling, in che attività, in quello che vi dicevo, insomma, se avete già in mente qualcosa. Però sfruttiamo, com'è, la mattina all'oro in bocca, sfruttiamo le ore della mattina per essere creativi. Allora, l'idea quindi è, preparate uno storyboard. Prima dovreste avere un'idea sulla storia da raccontare, che speravo vi fosse venuta nottetempo. Se non vi è venuta nottetempo, cominciate a pensarci ora. Il tema è il vostro rapporto con la cultura. Vi ricordate, sì? Quello che volete ci mettete qui dentro, ovviamente. Dalla prima volta che sono stato al museo a perché odio l'opera lirica, non lo so, insomma, quello che vi pare. Ovviamente un'esperienza personale. Ovviamente tra le 180 e le 320 parole. Ovviamente se avete fatto i compiti a casa dovreste avere delle fotografie. Se non le avete, cercate qualcosa su internet, intanto non pubblichiamo nulla, cercate qualcosa su internet e cerchiamo di abbinare qualcosa di trovato all'ultimo momento. Ok, ci siete? Cominciate il processo. Appena Andrea è pronto, interrompiamo e vediamo lui che cosa ha fatto. E poi continuiamo. Accendere il coso, ma sì, ma
ma eventuali premesse devono essere inserite sempre nelle 200 parole? No, se invece si vuole... La premessa è per spiegarci come si è arrivata. Esattamente. Ah, ok. No, no, la storia è una vita sua. Ok. Ok. Dunque, allora, premesso... Anzi, premessa. il mio rapporto con la cultura sarebbe ottimale trattarlo evidentemente in maniera omnicomprensiva, laddove omnicomprensivo non è sinonimo di superficiale. Però, siccome il tempo è poco, ho pensato più che a il rapporto generale mio con la cultura in questi anni, un rapporto specifico con un evento concreto, che è anche più semplice da trattare, in concreto la collezione Ludovisi a Roma, perché ho avuto modo di studiare a Roma storia dell'arte. Dunque, allora... No. Io faccio da cavia. Dunque, sempre la premessa, ci sono delle tag a questo, a questa appunto storia, che sono appunto scoperta, condivisione, sperimentazione, arte, archeologia, urbanistica, storia, Ludovisi, fotografia e video. Tag. assolutamente. Sono 209 parole. No, c'è da dire che appunto per non addurre scuse, mia pigrizia, purtroppo non ho realizzato, vabbè, forse diventa un po' troppo complesso, però così, nel senso che nessuno, cioè questo è un visualizzatore di Windows e basta. Ok, io direi lasciamole così, perché sennò avvia proprio la presentazione e non ha evidentemente i tempi che invece ho io nella storia. Esattamente. Quindi ci sono molte immagini che si ripetono, avrei dovuto scaricarne altre sulla... però faccio il ruolo. Esattamente. Beh. Allora, questa storia è riferita ad una scoperta vera e propria, quella che ho fatto al secondo anno di università studiando le collezioni romane del XVII secolo e in particolare quella Ludovisi. La scoperta travagliata della collezione è facilmente riassumibile in tre punti: studio della storia della villa Ludovisia, scoperta dei resti della collezione del palazzo a Palazzo Altemps, tre, studio della storia della collezione. La villa ho scoperto essere una delle più estese di Roma e nel cuore della capitale, in cui hanno lavorato per secoli decine di scultori per fare esperienza col restauro delle statue antiche romane e copie romane di originali greci. Fra queste figura anche il famoso trono Ludovisi, in archeologia, trono Ludovisi,
un oggetto romano recante in bassorilievo la nascita di Venere. Pur sapendo dove si trovava ciò che della collezione era rimasto, non ci ero mai stato e un giorno ero vicino a Piazza Navona e ci rimasi 3 ore. Fatte foto, video, studiate le principali opere, tornai in biblioteca per approfondire con cognizione di causa. Lo studio della villa poi si estese alla sua architettura e dei suoi numerosi artisti che ci lavorarono e vissero diversi anni. Ora, quando passo tra Porta Pia e il Quirinale, mi ricordo di Villa Ludovisia, di quanto era grande e della sua ricchissima collezione. Che ha mancato la coda, un oggetto specifico di attenzione, in questo caso la collezione, e questa è esattamente l'idea, che ci sia questa voce narrante con questa sequenza di immagini che danno vita, diciamo, vita figurativa alle parole che lui ha detto. Il soggetto poi è del tutto personale, è evidente, quindi qualcun altro può scegliere un aneddoto, può buttarla più sul sentimentale, sul divertente, sul patetico, su quello che vi pare. Lui è stato, direi, quasi professionale, cioè si capisce che c'è una passione, ma che c'è anche dietro una sua attività, comunque, direi, sì, storico dell'arte, quindi... C'è da dire anche che, vabbè, mi rendevo stesso io adesso conto che quando mandavo avanti le immagini non erano esattamente calibrate, quindi si andava veloce. Sistemato, un prodotto fatto e finito, sarebbe comunque un po', diciamo, l'impostazione è esattamente quella di cui abbiamo parlato in questi giorni, cioè l'idea è esattamente questa. Beh, è chiaro che il registro, il tono, il tipo di racconto è personale, quindi non è che dobbiate scrivere una cosa come quella che ha scritto lui, quella è il suo, è la sua storia, è il suo rapporto con quella particolare collezione, ok? Quindi tenete sempre a mente che qualsiasi cosa scriviate va bene perché è vostra, quindi non c'è il giusto, lo sbagliato, il bello e il brutto, è l'esperienza personale. Bravo, grazie. Se avete bisogno del computer per fare qualcosa al volo, se voi siete bravi e rapidi, non c'è. Sì, se avete voglia di provare a lavorare un po' e ad aggiungerci qualcosa, senza che stiamo qui fino alla questa sera, ma insomma possiamo un po' di tempo in mano. Perché tu mi fidi mai di aprire? No, vabbè, devo portare il mio computer perché sono più solo in Vegas. Già, perché tu sei in Vegas. No, perché si va lasciando un po'. Thank you.